Noi siamo stati non proprio i primi editori a entrare nel digitale, perché prima di noi sia Storina con Diabolik sia Disney avevano, e anche Aurea avevano prodotto dei contenuti per il digitale. Noi abbiamo lanciato l'anno scorso una nostra piattaforma che contiene alcuni manga e soprattutto molti titoli della linea Panini Comics, perché i diritti Marvel non sono disponibili per il digitale, per il nostro paese, e come i diritti di Ratman e i diritti di molti altri titoli. E diciamo che siamo partiti con la nostra app Panini Digits, che ha una versione sia per iOS sia una versione per il web, e siamo poi partiti nella seconda metà del 2012 con la presenza sul Kindle Fire, su Amazon, e recentemente siamo presenti attraverso una piattaforma di distribuzione su 28 piattaforme di distribuzione digitale. Questo è un po', diciamo, ancora l'anno 1 del digitale, perché le vendite sono ancora molto piccole, ma stiamo lavorando per allargarci e per portare sempre più cose su questa piattaforma, ecco. Anche se comunque per il fumetto rimane ancora molto marginale, parliamo di non arriviamo al 2-3% del venduto complessivo, quindi proprio forse neanche al 2, proprio una cosa molto piccola. Mentre invece che sulla editoria cartacea credo che si sia superato, cioè l'editoria romanzi, credo si sia superato il 10. Noi traduciamo dall'americano e dal giapponese, dall'inglese americano e dal giapponese, e poi abbiamo anche una produzione francese e alcuni titoli importanti italiani. Il 2013 è un anno all'insegna di grandi novità per tutti i nostri brand. Nel brand Marvel abbiamo il lancio di Marvel Now, che è la ripartenza dal numero uno di tutte le principali collane Marvel, con nuovi autori e nuove storie che rilanciano nel nuovo decennio, diciamo, i personaggi di Stan Lee. Probabilmente il più grande evento dell'anno è il rilancio di Kenny il Guerriero, sia con la ristampa definitiva delle storie classiche, sia con una ricchissima dose di inediti. Nell'ambito invece Panini Comics, che è il terzo marchio che è in qualche modo trasversale, abbiamo una grande iniziativa legata a Mebius, che sta apparendo adesso con l'edizione Absolute delle sue storie principali. Abbiamo alcune cose interessanti in ambito italiano, a parte Ratman, il rilancio di Nirvana e una terza serie che annunceremo tra un po'. Qui a Cartoomix ricordiamo i 50 anni di Tony Stark, 50 anni, diciamo, di avventura fumetti, perché nelle sue storie, nella continuity Marvel, credo che rimarrà per sempre un glorioso trentenne o forse neanche quarantenne. E quest'anno il Tony Stark sarà il primo, insieme agli Incredibili Avengers, dei titoli della linea Marvel Now, e a fine aprile sarà quello e Incredibili Avengers 1 saranno i primi albi con cui l'universo Marvel si rinnoverà, e quindi saranno i primi albi in cui si vedrà la nuova grafica, le nuove copertine, e ci saranno delle operazioni di marketing e di promozione molto interessanti. E usciremo insieme al terzo film, che è previsto per il 24 aprile e che sarà anche quello un grande appuntamento, il terzo pezzo della trilogia del nostro amico, che comunque è anche apparso in Avengers, è apparso in un cameo in Hulk, quindi è un personaggio veramente importante del Marvel Universe cinematografico.